bentornati ad una nuova puntata di Sport Today speciale ciclismo. Ospite di oggi Vanno Pezzotta, CEO e designer di Laser Marking, azienda di pelletteria con sede a Gorli in provincia di Bergamo. Ivano, quindi, da ex corridore, ha trovato un'ottima idea per tornare nello sport che lui ama, nell'ambiente del ciclismo. Ivi realizza accessori in pelle per molti campioni del ciclismo, ma non solo, di tantissimi altri sport. I suoi sono pezzi unici con grafiche molto fashion, personalizzate, che hanno spopolato in gruppo. E allora vado subito a chiamare Ivano, che dovrebbe già essere collegato con noi. Ciao Ivano, benvenuto. Ciao Francesca, ciao, grazie. Grazie a te, come stai? Tutto bene, sì, siamo sempre a tutta, e soprattutto in questo periodo sotto Natale, le richieste abbondano e quindi siamo a tutta. Ecco, cosa ti chiedono maggiormente sotto Natale? Occupandoci comunque di tutte cose personalizzate, ci chiedono spesso tutte cover personalizzate per fare i regali, queste cose qui. Quindi adesso è il periodo dei regali di Natale, quindi quello che ci chiedono, cover, cappellini, tutto quello che andremo poi a descrivere. E tu che rapporto hai con il ciclismo? Io ho mangiato pane e ciclismo da quando sono nato praticamente. Io sono figlio di mio padre era presidente di una squadra di ciclismo, quindi io ho iniziato a correre quando avevo 6 anni e ho fatto tutte le categorie giovanili fino al secondo anno da dilettante. E quindi io il ciclismo ce l'ho praticamente nel cuore da quando sono nato. Poi da lì, insomma, com'è nata l'idea di fare delle cover ai corridori? Insomma, tu le fai, sappiamo, ai corridori, agli addetti ai lavori, per poi ampliare il giro con tantissimi altri sportivi e non solo. Da dove nasce l'idea e quando? Allora, vabbè, io ho un'azienda che fa lavorazioni laser e lavoro la pelle praticamente da più di 25 anni. L'idea è nata nel 2015 di creare il mio brand Ivi, che rappresenta poi il mio nome, e ho iniziato a fare, con il brand abbiamo iniziato a fare delle cover personalizzate, generiche nel mondo della moda, perché noi lavoriamo tanto nel mondo moda. E da lì è nata la richiesta, il primo corridore in assoluto che ha fatto una richiesta di personalizzata è Giacomo Nizzolo. E quell'anno, nel portare una cover al Giro d'Italia per lui, mi hanno invitato, ho detto, vai, facciamo qualcosa inerente al ciclismo di generico e vediamo come va. E da lì è stato un tam-tam, è stato un susseguirsi di richieste con quelle quattro cose che poi avevo preparato. Poi c'erano pochi modelli di telefono, quindi ogni giorno arrivava una telefonata da un giornalista, da uno della squadra, direttore sportivo, corridori. È stato veramente un boom. E poi siamo partiti con la prima squadra e tramite il team Bahrain, tramite Alex Carrera, mi ha chiesto di provare a farlo per la squadra. E quella è stata proprio la prima squadra che abbiamo fatto, e poi è stato tutto un divenire. Quindi possiamo dire che Giacomo Nizzolo è un po' il pioniere di queste cover personalizzate, essendo stato lui il primo a chiedertele. Sì, Giacomo è stato veramente il primo che la prima, e ce l'ho ancora qui in showroom, è la prima cover personalizzata. Poi, se sto a elencarli, sono veramente tanti, perché abbiamo Com'era fatto la prima cover che hai fatto? la prima cover era tutta intarsiata con tutti i pezzettini di pelle, e era il suo logo sostanzialmente, che poi era l'anno che lui ha vinto la maglia rossa punti, vado a memoria, del Giro d'Italia, perché era la maglia rossa. E poi alla fine della stagione abbiamo fatto anche altre cover inerenti comunque alla sua vittoria. E poi siamo partiti. Abbiamo fatto quell'anno lì, abbiamo fatto cover per Cancellara, per Viviani, un sacco di cose abbiamo fatto. Però ecco, non sto a elencarli perché sono veramente tanti. Adesso li abbiamo fatti anche per Sagan. Erano i primi le prime cover. Hai nominato tra l'altro Alex Carrera. Sabato sera c'è stata la festa dell'ING Lo Sport alla discoteca Fellini, dove c'erano tantissimi campioni seguiti appunto dai fratelli Carrera, Alex e Johnny, ed eri presente anche tu. Che serata è stata? Come è stato vedere lì tutti questi ragazzi, queste ragazze insieme, al di fuori, diciamo, dell'ambiente corse? Beh, noi con Alex e Johnny siamo amici e collaboriamo anche a questo evento, con tutte le nostre con i nostri gadget, e essere in una festa del genere è veramente bello, soprattutto perché ci sono poi tutti questi corridori insieme. Ma la cosa bella, per quanto mi riguarda, è che ogni volta che io mi giro, che incontro un corridore, ha qualcosa di mio.
la maggior parte dei corridori chiedono e hanno comunque dalla parte della nostra azienda qualcosa di personalizzato. Addirittura qualcuno ci chiede proprio anche di disegnare il logo, il proprio logo in base alle iniziali, in base ai disegni o delle cose sue. Quindi la cosa bella è vedere per me tutta questa gente che ha... faccio un esempio, ero seduto al tavolo delle ragazze, erano 8 ragazze e non ce n'era una senza la nostra cover personalizzata. E quindi è una soddisfazione personale poi stare certo. In mezzo a queste persone. Tra l'altro tu con la tua azienda sei fornitore ufficiale di molte squadre, potresti elencarcele? Sì, al momento, quest'anno, nell'anno praticamente che sta per concludersi, siamo partner, diciamo, comunque fornitori ufficiali nel mondo World Tour di Quickstep e di UAE. E poi, sempre per quanto riguarda World Tour, anche l'UAE Donne e la SD Works. E poi abbiamo, nelle squadre professional, abbiamo la Bardiani, abbiamo la 1X, e la Eolo e poi abbiamo anche la Colpack delle Continental, Colpack di cui io sono molto legato perché l'ultimo anno da corridore mio è stato nell'UC Bergamasca, che è l'attuale Colpack. Certo. Poi abbiamo delle collaborazioni anche fuori da quello che è il ciclismo come fornitori ufficiali. Siamo stati fornitori ufficiali di Virtus nel basket. E poi abbiamo anche comunque collaborazioni con altre piccole squadre in altri sport. Mi viene anche in mente l'Atalanta. Allora, per quanto riguarda l'Atalanta, abbiamo deciso quest'anno di acquistare la licenza proprio come rivenditori ufficiali dei prodotti Atalanta, di tutta la pelletteria Atalanta, e lo saremo per i prossimi 3 anni. La licenza dura per 3 anni e noi con loro produciamo zaini, borse, borsoni, portafogli, cinture, tutto quello che riguarda il mondo della pelletteria. Tra l'altro voi avete collaborato anche con il Giro d'Italia, insomma i prodottivi sono prodotti che si stanno facendo conoscere sempre di più. Sì, avevo questo pallino già un po' di anni fa di fare qualcosa per il Giro d'Italia. 2 anni fa, nel 2020, diciamo che mi sono regalato la licenza del Giro d'Italia perché era il 20° anniversario della mia azienda e abbiamo deciso di intraprendere anche questa strada con la licenza. Purtroppo però abbiamo preso i 2 anni di Covid, quindi non ha avuto questo gran successo, però ci è servito per farci conoscere sempre di più e per assodare comunque il nostro brand, legarlo sempre di più al mondo del ciclismo. E come nascono le idee per la personalizzazione, non so, dei cappellini, delle cover, comunque di tutti gli altri accessori in pelle che voi fate? Sono idee sempre tue, ti confronti, c'è un lavoro di squadra? Allora, diciamo che il tutto è partito con le cover, come ho spiegato prima, e la maggior parte sono delle nostre idee che noi buttiamo sul mercato e poi vengono recepite con la richiesta magari di chi acquista di poter personalizzare, dalla personalizzazione più semplice che riguarda 2 iniziali o un nomignolo abbinato al disegno che noi abbiamo già fatto, oppure proprio, come avevo già accennato, proprio la richiesta di un logo vero e proprio. Parte tutto, bene o male, parte tutto dalle mie idee, poi mi avvalgo di un paio di collaboratori interni che si occupano della parte grafica e dello sviluppo. Una volta data l'idea, loro poi vanno avanti alla creazione o spesso ci mettono anche da loro. E dalle cover poi siamo passati al mondo patch di tutto quello che riguarda cappellini, berrette, zaini che stiamo facendo con queste patch intercambiabili che sta un po' diventando l'oggetto del momento. Quindi fondamentalmente tu personalizzi una patch e poi questa patch può essere spostata, non so, da un cappellino all'altro o messa magari su altri oggetti, giusto? Esatto, di base noi, il particolare che noi andiamo a lavorare è sempre la pelle, quindi sia per le cover sia per le patch, il tutto è di pelle. Nel caso delle patch viene montata la pelle su del velcro e il velcro va poi a attaccare la patch su tutti i vari accessori. Adesso ci stiamo inventando delle novità che in arrivo, ci sono dei giubbini, ci sono delle maglie, stiamo un po' spaziando dove possiamo mettere la patch, dove ne vale la pena, noi andiamo ad applicarla. Ecco, esatto. Quali saranno le novità in vista del 2023, se qualcosa ci puoi magari già svelare? Beh, c'è da dire che
tutto quello che riguarda il mondo cappellini e berrette che stiamo facendo con le pece, siamo appena partiti. Abbiamo già chiuso alcune idee di contratto per il prossimo anno di alcune squadre che magari finora si servivano solamente di cover, e invece usciremo anche con i cappellini e le berrette. Quindi sarà l'anno zero, diciamo che sarà il prossimo per quanto riguarda questo progetto. E idee nuove. Dipende, può essere che domani mattina mi sveglio, mi venga un'idea e la butto subito sul mercato. Siamo abbastanza veloci perché comunque alla fine è la patch che la fa da padrone. Io poi dove vado a montare il velcro lo decido da un momento all'altro, quindi è molto veloce. Adesso la novità è che stiamo facendo anche le cose dei bambini, perché Che bello! abbiamo avuto tante richieste per il bimbo e siamo rimasti un po' spiazzati all'inizio, però ci siamo già attrezzati per fare le cose per i bambini. È sempre un crescendo. Anche loro hanno bisogno dello spazio e poi puntiamo comunque, come nel ciclismo, bisogna partire dai bambini, giustamente anche noi partiamo dai bambini. Giusto, è giusto, è giusto così. E Ivano, qual è l'aspetto che più ti piace di questa collaborazione con il ciclismo? L'aspetto che mi piace, sicuramente il rapporto personale con i corridori. Perché è nato tutto così. Io da quando sono rientrato nel mondo del ciclismo, perché quando ho smesso poi ho abbandonato per il lavoro, ma da quando sono rientrato il coinvolgimento personale di tanti corridori, anche a livello proprio non solo lavorativo, anche a livello personale. Io ho rapporti con corridori che mi sento, anche se per sapere come stanno o per farci degli auguri perché è il compleanno piuttosto che a Natale. Cosa che non mi aspettavo, ma ci sono tanti corridori che sono veramente delle persone, sono umani, diciamo. Anche tanti campioni, non solamente corridori, magari tra virgolette, secondo livello. Però è veramente il rapporto umano che ho creato con i corridori, per me è veramente importante. Allora, Ivano, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite oggi, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la tua azienda e per tutte le collaborazioni che ci saranno, le nuove idee che ci saranno negli anni a venire. Grazie mille, a presto Francesca. Grazie anche a Stefano in regia e io vi ricordo che Sport Today Speciale Ciclismo torna come sempre lunedì prossimo alle 18:25. Grazie per averci seguito ed una buona serata. Ciao Ivano, grazie! Ciao, ciao, ciao.